Giorno numero 50 Jeffs, che cosa stiamo facendo? Stiamo aggiustando le cerniere, sostituendo le cerniere dei motori. Noi avevamo anche quel problema lì al bagno, eravamo contenti. Questo è già un problema che va avanti da diverso tempo. Siamo riusciti a trovarle ora le cerniere, vero? Come stai applicando? Semplicemente con l'avvitatore che non avvita, bravo. Sì, no, sarebbe in datazione, non da motore. Perfetto, quindi cambiare le viti e continuiamo a pestarle. Le tutte e tre, vero? Perché una è rotta, una si è rotta e una è arrugginita. Perfetto. Hanno solo 4 anni, eh. Vale, così per dirlo. Sta quella vecchia che è stata tolta, l'unica era rimasta sempre integra, le altre due sono rotte. Però queste sono anche più fine di quell'altra. Vedranno quanto roba di un cane. Ma anche si può mettere delle cerniere così piccine per una porta così grossa? È incredibile. Ora alla prossima ci si mette cardini direttamente, batacchi. E adesso che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Adesso facciamo il carico. Come adesso facciamo il carico? Cioè Allora. discosta di corrente, eh? Allora, sto Specifichiamo, e questo è un problema che vi siete già accorta anche Roller Team, ma che assolutamente non ci hanno risolto minimamente, non gli... niente. fregato assolutamente Cosa succedeva in pratica? niente. In pratica questo è il sensore per lo sfioramento Su. Molto bello, molto figo, per l'amor del cielo, poi però... c'è questo che si blocca e si accende, però si accendeva da sola. Quindi noi nella notte facevamo la disco. Perché poi sì, solitamente succedeva la notte, ovviamente perché le utilizziamo principalmente la notte e poi perché ci se ne accorgeva più di notte, però mi ricordo anche durante i viaggi succedeva. Sì, anche durante i viaggi. Quindi abbiamo comprato interruttorini drimmerabili, fra le altre cose. L'unica cosa è che, se posizionate, mi torna i poli al contrario, quindi stacco le strisce e le riattacco per l'altro verso. Così mi torna i poli. Questo sarà lo strumento. Grazie Lidl per aver venduto tutti questi begli strumenti a mio padre, ovviamente. Quindi grazie Andrea per averli comprati. Ora stiamo dissaldando il vecchio interruttore, vero? Eccoci pronti. Fatta! Abbiamo fatto il lavoro di saldatura, la parte più rognosa. Andavano saldati anche qui. Ma No, sono un saldatore provetto. vabbè, ma non si è fatto un brutto lavoro! Ti denigri sempre. Guarda, ti stavi denigrando solo te. Però lui è sicuramente è un elettricista migliore di come salda. Come dici? Allora ascolta, lo fai da solo, eh! Riapplicazione della striscia LED. Ton, 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 ten, ting. Musica. Che cosa stiamo facendo? Non si sa. Non Non tornerà mai. Oh, guarda, sporge. Sembra cambia un bollicino.
mi mette a fuoco il coso. La possiamo provare? Wow! Non cambia un cazzo? Ah, sì, un po' cambia, sì! No. Ah, finalmente! Oh, ma la pressione, cosa si deve fare? Si tiene premuto? Finalmente!